Bentornati all'appuntamento con le previsioni di MeteoOne. La depressione italica, che sta portando marcato maltempo su tutto il centro-sud della penisola, si andrà esaurendosi nel suo spostamento verso sud-est. Al suo posto, nei prossimi giorni, dovrebbe subentrare un debole campo di alta pressione che favorirà uno spiccato miglioramento delle condizioni meteo, possibili ancora rovesci sparsi solamente sul nord Italia. Ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 10 febbraio. Ancora cieli coperti al mattino con rovesci sparsi sulla Puglia centro-settentrionale e la Basilicata occidentale, localmente moderati sul Gargano. Attenzione, saranno possibili ancora rovesci intensi al mattino sul Salento e fino al pomeriggio sull'arco ionico lucano. Dalla sera miglioramento delle condizioni meteo un po' ovunque. Saranno possibili ancora rovesci sparsi sulle Murge, Materano e localmente moderati sull'arco ionico della Basilicata e del Tarantino. Temperature stazionarie nei valori massimi e in leggero calo invece nei valori minimi. Venti moderati di scirocco sulle coste ioniche e adriatiche in attenuazione dalla serata. Per quanto riguarda i mari, molto mossi al mattino ionio-adriatico, da mossi a poco mossi entro sera. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Alfonso Zuccalà che ci mostra questo splendido scorcio di mare salentino in un poetico tramonto rosa di fine inverno. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.